Ciao ragazzi, sono Peter e come purtroppo avete visto, non sono riuscito a fare un video di acquisti con Sara, ma solo un breve video che ho messo prima di quest'altra parte. E niente, vi faccio vedere comunque le cose che ho comprato in queste ultime settimane, dato che avete dovuto fare questo video di acquisti sabato con Sara. Lei un po' non è potuta venire, sono andato io da lei e quindi non l'ho fatto e quindi ho rinviato ancora ad oggi. E quindi ho accumulato un po' di cose in questa settimana, un paio di settimane, che comunque sono le cose che ho comprato, e manca una cosa soprattutto. Comunque sia, sono diverse, vedete? Le faccio vedere. Innanzitutto ringrazio anche coloro che mi hanno già commentato il preciso precedente che ho fatto stamattina, e coloro che quindi hanno accettato di farmi un po' di pubblicità per questo nuovo canale. Li ringrazio veramente tanto, e se c'è qualche modo in cui potrò ricambiare, lo farò senz'altro. E niente, allora vi faccio vedere. Sono un po' in ordine sparso, quindi non sono. Non vi dico le cose. Allora, le prime tre cose le ho comprate stasera. Poi ci sono due cose che me le ha portate Sara. E il resto è recuperato un po' sparso in queste paio di settimane fa. Allora, cominciamo. Star Comics. Attesissimo ritorno. Dopo, beh, ovviamente, bimensile. Per il 14 di Roma Shima. Appunto per la Star Comics a prezzo di 3,90 euro. L'ho comprato stasera, quindi ancora non l'ho letto, però sono ansioso di leggerlo. Come ho già notato nel Gengarone 94, è molto sottile, purtroppo. Così come il prossimo acquisto, mi sembra comunque abbastanza sottile. Però la storia, spero comunque sia che la nuova saga con Luxus sia interessante. Sicuramente penso che non ci deluderà, cioè credo che non ci deluderà. Penso che fra poco anche Fairy Tail si debba comunque avviare verso la fine, perché comunque sia già 14 numeri. Sono già un bel po', quindi credo che non lo so fino a dove vuole arrivare Mashima, però non lo so. Comunque sia, Fate/stay 14, 3,90. Sempre 3,90, però per la Planet Manga, un altro shonen bimensile che esce sempre in contemporanea con Fairy Tail ed è Soul Eater 6. Anche questo purtroppo mi sembra abbastanza sottile. Però vabbè, la storia sicuramente vedremo come continuerà la storia con la strega Medusa. Si chiama Medusa, sì. No, con la strega Medusa, sì. E niente, quindi andremo un po' avanti. Spero che sarà figo, dai. Cioè, fermo per i te. Soliter comunque è sempre figo. Non voglio aprirlo troppo, se non scritto. Però vabbè. Quindi 3,90 per di Atsushi Okubo, Soliter 6. Ultimo acquisto che ho fatto stasera è. L'ho comprato insieme a Sara. L'ho regalato io a lei. Perché lei mi ha portato due cose. Me le ha regalate. Io quindi le ho fatto un paio di regalini. E l'ho comprato questo. Ed è Blackbird 2 di Kanoko Sakurakuji per la Star Comics al prezzo di 4,20 euro. Ovviamente Sara penso che lo starà già leggendo sul treno. Però poi lo leggerò anche io. E mi sembra sinceramente carino. Cioè, il primo numero mi è piaciuto. Molto passionale, vedete? Non mancano scene comunque sia abbastanza spinte. Vedete, i ragazzi si slinguazzano. Un po' come me Sara, però. Ecco. Quindi, di Kanoko Sakurakuji. Blackbird numero 2 per la Star Comics, prezzo 4,20 euro. Poi, questo è un di febbraio. L'ho comprato, non so, qualche giorno fa. Però ancora non lo leggo perché sono abbastanza insicuro su questa serie, se continuerà o meno. Ed è Inuyasha numero 4. La ristampa di, vabbè, sempre di Rumiko Takahashi, autrice di Lamu e Ranma. E stavo dicendo, è uscito il 5. Penso che c'era in fumetteria, però non ho visto. Però non so se continuarlo, perché comunque sia sono 3,90 euro tutti i mesi, per una storia che. Questo ancora non l'ho letto, ho letto fino al 3. Cioè, veramente c'era la storia, mi piace anche, i disegni sono troppo arretrati, secondo me, ma è un manga comunque sia per più di 10 anni, è un manga quasi storico ormai. Non lo so se continuarlo, sinceramente, comunque sia leggerò questo, vediamo un po' come mi gira. Forse farò i primi 5 numeri, poi vedo un po' se continuarlo. Comunque, Rumiko Takahashi per la Star Comics, prezzo di 3,90 euro, ne esce il numero 4. Poi, novità anche se non è una novità, comunque sia perché è di febbraio, però è uscito a fine febbraio. Questo è il primo manga che mi ha portato Sara dallo Star Shop di Napoli. Ed è Alive 6, grande ritorno. È una storia che comunque sia io sto apprezzando tantissimo per la GP Publishing. Prezzo di 5,90 euro, che secondo me comunque sia è esagerato perché 5,90 euro per un manga con la sovracopertina sì, ma senza pagine a colori né tantomeno qualcosa di. La carta è buona, è anche giallina, quindi fa molto giapponese. Tutto sommato, vabbè, è un bel manga, accetto di spendere tanti soldi. Io ho una nota a favore per la GP, e forse che ha visto i nostri video di nuovi recensori,
E forse la GP si è resa conto che le sovracopertine erano eccessivamente larghe. Infatti questa, vedete, è praticamente appiccicata al manga, cioè non c'è spazio qui. È bella appiccicata, il manga non scivola ed è un piacere tenerlo in mano anche con la sovracopertina. Quindi hanno capito forse che bastava stringere un po' qui intorno alla ritegatura e il manga era migliore. Quindi al prezzo di 5,90 Live 6 di Tadashi Kawashima e da Chitoka per la GP Publishing. Poi abbiamo tre recuperi che ho fatto anche questi settimana scorsa, 2 settimane fa. Sono della Star Comics, tre recuperi di Essen, è stato Yuiga, numeri 10, 13 e 14, che è uscito a febbraio. E mi mancano due numeri, mi mancano l'8 e il 9, che recupererò quando vado a Napoli tra qualche settimana. Dopodiché mi sono messo al passo con la serie, che si è quasi conclusa, e devo ancora leggere il 5, però purtroppo, però recuperata, cioè ormai mi mancano due numeri e ce l'ho tutta quanta, quindi a prezzo di 3,90 sì, è essere stato Yuiga per la Star Comics. Altro manga che mi ha portato Sara è Wolf Guy, La Memma del Lupo, il numero 2, che appunto sto recuperando, sempre della coppia famosissima per Agumetsu, Yoshieki Tabata e Yuki Yogo, costello originale di Katsumasa Irai, ovviamente tratto da alcuni romanzi. Cioè, ragazzi, questo manga spacca proprio, cioè, ve l'ho detto, cioè, purtroppo ancora non ho il primo, a parte che le sovraccopertine sono bellissime, cioè, guardate, cioè, io adesso ho il 2 e il 3, mi manca il numero 1, ma, cioè, guardate, cioè, e poi i disegni, Tabata, cioè, proprio, scusate, Yogo, disegni proprio a random, ma roba di altro mondo, cioè, guardate che bellezza, è incredibile, mi piace un casino, forse Yuki Yogo forse è il mio disegnatore preferito. Cioè, mo, non per nulla togliere a Takeshi Obata o a tanti altri disegnatori bravissimi, ma guardate anche le copertine. Cioè, fantastico. Poi comunque sia, sono manga abbastanza corposi. Il 3 mi sa che è anche più grande. Abbiamo le pagine a colori e purtroppo è una pagina sola perché l'altra poi è così. Comunque sia, a prezzo di 5,90 che secondo me li vale tutti quanti. Wolf Guy, no, così. L'emblema del lupo. Numero 2, mi manca il primo che lo recupererò, spero, presto, così inizierò a leggerlo, altrimenti lo inizio a leggere su internet e vediamo un po'. Oddio, questa me l'ero persa, questa me l'ero persa, oddio, non lo posso far vedere, cioè mi mette la censura, questa scena è incredibile, cioè guardate, cioè qua non, cioè dove tengo il mio dito? Qua in realtà si vede. Cioè, si vede tutto, si vede ragazzi. Cioè, non pensavo che Yoko si desse anche questi disegni, vabbè. Comunque, bellissimo, grandioso, fantastico. Poi, ultimi due acquisti, anche questi fatti settimana scorsa, sempre per la Star Comics, un sacco di roba Star Comics, comunque. Abbiamo un manga che hanno comprato tutti quanti, l'ho preso anche io quindi per provarlo, ed è Vinland Saga di Makoto Yukimura. Per la Star Comics a prezzo di 4,90€. Allora, brevemente vi dico, l'ho letto, l'ho finito di leggere stamattina. Allora, mi è piaciuto, tutto sommato. Allora, io non apprezzo tanto le storie, i manga storici, cioè che hanno un'ambientazione storica. Questo qui, il primo numero non mi ha colpito eccessivamente perché sì, ha dei bei disegni, merita di essere comprato per il prezzo che ha, perché per 4,90€ abbiamo sovraccopertina e pagine a colori. Sono poche, ma comunque sia, ci sono. Specialmente questa. E ci sono comunque sia. E vi dico, cioè il manga mi ha colpito molto, sì. Sono curioso di vedere come continua e poi giudicherò un po' meglio. Comunque sia, lo consiglio perché è davvero interessante. Quindi Vinland Saga, numero 1, di Makoto Yukimura, al prezzo di 4,90 per Star Comics. Ultimo acquisto per la Planet Manga, Zone Zero Zero. Di Kuyo, che non so come cacchio si pronuncia, autrice di Trinity Blood, è uno shonen, però molto particolare, l'ho cominciato a leggere, infatti ho letto le pagine stamattina, molto molto particolare, il disegno è molto interessante, e comunque sia, è un disegno di un'autrice femminile, quindi si nota abbastanza, i personaggi maschili sono tutti molto molto femminili come disegno, inoltre è un manga molto particolare, perché oltre ad essere molto confusionario nelle pagine, come dell'organizzazione delle pagine stesse, e presenta i personaggi inizialmente quasi come se non fosse un numero 1, ma come se fosse una continuazione. Questa è l'edizione normale, standard, che tra l'altro io preferisco rispetto a quella variant, che comunque volevo prendere l'altra volta, ma non c'era in fumetteria, c'era oggi, però comunque sia mi piace più questa. Comunque
Comunque lo leggerò perché comunque io apprezzo molto le storie di fantasmi, esorcismi, eccetera. Quindi poi vi dirò cosa ne penso. Poi concludo questo video di acquisti, spero che vi siano interessati, spero che quindi continuerete a seguirmi sul mio canale e vi iscriverete se non se è la prima volta che passate di qua. Detto questo vi saluto, vi aspetto con un prossimo video, alla prossima. Ciao ragazzi!